l'arcivescovo Marco è vicino a noi. Non si vede solo il ponte, si vede una zona di Genova molto bella, accogliente, fatta di gente splendida. E la gente di qua, la gente che ci sostiene, che ci sorride, che ci conforta. Un significato particolare, perché se non fosse legata a questa tragedia sarebbe bellissimo riconoscere un significato così importante. È comunque importante che sia qua, soprattutto in questo punto. È un senso perché Mirko è nato qua, coronato, abbiamo sempre vissuto qua. Però ha un senso perché di qua si vede il ponte. E chiunque verrà per curiosare il ponte, leggendo, ricorderà lui e le 42 vittime e questa immane tragedia. No, era doveroso, è necessario, è quello che la nostra città deve fare. E dedicare il Belvedere a Mirko è una cosa che noi lo facciamo prima di tutto perché è un genovese, poi il fatto che era anche un dipendente comunale, quindi noi abbiamo anche una ragione in più per stargli vicino. Mi ricordo proprio quando lì, all'inizio della chiesa, la prima volta, quando, non la prima volta, ma quando abbiamo, non so se lo ricordate, abbiamo fatto il funerale, che l'abbiamo fatto separato dagli altri, e mi ricordo lì sopra, abbiamo parlato con la mamma, abbiamo detto che avremmo fatto qualcosa. Adesso questo qualcosa si sta concretizzando e questo è quello che la città vuole. C'è un'unanimità totale su questa cosa e quindi sono ben contento che tutta la città sia vicino a noi nel fare questa dedica.